Buongiorno, allora, stamani 16 novembre 2018, sto andando a fare una girata nel bosco. Qui sono tutti cerri, scope e qualche pino. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa. Beh, ragazzi, oggi è veramente magra, eh. Veramente magra, ci dobbiamo accontentare di queste che comunque non sono certo funghi poco buoni, eh. Queste qui ci viene una frittata che è la fine del mondo. Oggi frittata alle vesce. Il bosco è parecchio secco, spoglio, funghi, direi che non ce ne sono più ormai per quest'anno, però qualcosa a casa riporto lo stesso. Non so se potete vedere questo albero, questo è un sorbo chiamato sorbo degli uccellatori perché lo mettevano li piantavano nelle tese, diciamo, in quelle zone dove catturavano gli uccelli per richiami da caccia o anche in tempi antichi proprio per l'alimentazione, perché è molto appetito dagli uccelli, fa una specie di melina, di piccola mela, che probabilmente qualcuno di voi avrà sentito nominare, che è la sorba. Vediamo un po', ecco, qui ci sono raccolte, in questa zona, perché è tutto in discesa, il terreno è ruzzolano fin quando, ecco, qui ce n'è un'altra. Queste sono le sorbe, però sono acerbe. Sono acerbe, bisogna stare attenti perché questo frutto, che è delizioso, diciamo, delizioso, finché non è tutto di questo color marrone, quando lo mangi praticamente fa come i loti acerbi. È talmente ricco di tannini che ti fa tenere la bocca chiusa, non ce la fai, non ce la fai a masticare, ti blocca la salivazione. E invece bisogna aspettare quando sono di questo colore, come il colore del datte, praticamente sono i nostri datteri. Quando diventano di questo colore marroncino, uniforme, allora sono squisite. Ci vuole un po' di tempo e pazienza. C'è anche un proverbio che dice quando una persona è cocciuta, no? O quando non arrivi mai a un dunque e devi aver pazienza. Si dice, non ti preoccupare, col tempo e con la paglia maturano anche le sorbe. Proprio per dire che insomma è un frutto che ci vuole della pazienza per far maturare, ma poi è ottimo, eh. Ora, non è neanche facile trovarlo perché anche gli animali sono ghiotti, eh. Ora stanotte e anche adesso sta tirando vento, quindi probabilmente sono cascate questi ultimi 2 giorni. Poi, sinceramente, se non sono mature non se ne fa di niente, eh. Non è che un cinghiale si mette lì e fa la cassettina e aspetta che maturino, mangia quelle che sono mature. Vediamo se c'è qualcun altro. Queste me le mangio tra un mese. Metto a maturare e me le mangio tra un mese. Vai, poi ci rivediamo quando le mangio. Vi faccio vedere la bontà. Va bene, il bosco ci ha regalato qualcosa anche oggi. Il sorbo. Beh, stranamente ne ho trovata una matura sul terreno, perché queste spariscono, come passa un animale, che sia una volpe, che sia un tasso, che sia un istrice, che sia un cinghiale. Queste le bevono, diciamo. Sono molto caloriche, sono buone anche come sapore. Quindi trovarne una matura sul terreno non è affatto facile. Si mangia subito. Un dattero praticamente. Un dattero però, a differenza dei datteri che si comprano, sono datteri morbidi, succosi, capito? Invece quelli che si comprano tante volte sono secchi, insomma, non sono tanto buoni. Queste sono altra roba.